Innovazione, benessere e crescita dell'occupazione saranno gli obiettivi al centro del programma elettorale di Dario Cardagi, la cui candidatura a sindaco è stata ufficializzata nella sede del Partito Democratico. Volto conosciutissimo della politica ennese, Cardagi è al momento sostenuto da PD, Nuova Cittadinanza, UDC e Socialisti. Quattro liste molto competitive, la lista del Partito Democratico, quello della Torre, quello di Nuova Cittadinanza e quello di una terza aggregazione civica che raccoglie pezzi della società civile e coloro i quali vogliono approcciarsi alla politica in maniera diretta. Quindi sono quattro liste assolutamente competitive che faranno il loro ruolo con grande serenità, nel rispetto di tutti e soprattutto dell'avversario, perché la mia e la nostra spero sia una campagna elettorale fatta sui grandi temi, al di là delle polemicucce sterili, rispetto alle quali certamente io mi sento il più estraneo. Rispetto ai grandi temi, su quali argomenti Ma principalmente? guardi, noi abbiamo due o tre grandi temi su cui ci confronteremo e rispetto ai quali noi ci poniamo con grandissimo interesse. Il primo per noi si chiama università. L'università è uno dei principali motori di sviluppo della città. Favorirne la crescita, lo sviluppo organico, mettendo a servizio dell'università ciò che il comune può, agevolando tutte le procedure che riguardano l'università. Per noi rappresenta un grandissimo momento di sviluppo perché attorno all'università si crea quel mondo che noi conosciamo. Avere avuto la possibilità di poter contare anche su una facoltà di medicina, ecco, questo rappresenta un grandissimo risultato perché l'altro elemento su cui noi vogliamo puntare è la sanità. E lei pensi, ecco, una facoltà di medicina collegata con la nostra sanità, nella prospettiva cosa potrebbe dire? Potrebbe dire un policlinico, potrebbe dire tanto di quello che noi nemmeno attualmente immaginiamo, ok? E secondo, il servizio ai cittadini, perché al di là di quanto fatto, che io pur riconosco a questo sindaco, insomma, no? Ancora c'è molto da fare perché noi abbiamo dati drammatici relativi ai tassi di disoccupazione, relativo al tasso di decremento demografico, al tasso di emigrazione e quindi qui o ci si dà una mossa e si trovano tutti gli elementi che possano frenare questo momento drammatico che stiamo vivendo, oppure la città scomparirà.